Sì, pronto. Buonasera. La Presidente mi dice che possiamo incominciare. Allora, oggi ho l'onore di introdurre la Presidente. Non avrebbe bisogno di presentazioni, ma mi faceva piacere. Allora, buon pomeriggio e bentrovati. Sono lieta di introdurre oggi l'intervento della nostra Presidente, professoressa Maria Cristina Vincitorio, che dopo la parentesi storico-filosofica ci riconduce a Dante. La professoressa Vincitorio è conosciuta al pubblico trevigiano non solo per la sua brillante carriera professionale e per il suo continuo e appassionato impegno culturale. Ma prima di dare inizio all'intervento vorrei leggere alcune note biografiche. Laureata in pieni voti in lettere classiche, con tesi e specializzazioni in archeologia classica presso l'Università di Bologna, ha conseguito la specializzazione in metodi della valutazione scolastica e in archivistica, paleografia e diplomatica. È stata dirigente scolastica presso la scuola secondaria di primo grado Ponte di Piave Salgareda e dirigente scolastica del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Treviso dal 2004 al 2015. Per parecchi anni ha svolto attività all'estero come coordinatrice del corso propedeutico e successivamente capo progetto nel progetto di cooperazione del Ministero Affari Esteri presso la Facoltà di Tecnologia Alimentare dell'Università Azuay, Ecuador, per 4 anni, dal 1990 al 1994. Ha svolto il ruolo di dirigente scolastica presso i consolati italiani di La Plata e di New York, con funzioni di supervisione nei corsi di italiano presso le scuole e le comunità di italiano all'estero. Coordinatrice, direttrice e relatrice anche in lingua spagnola e inglese in numerosi corsi di formazione e aggiornamento dei docenti in Italia e all'estero. Ha curato collane di pubblicazioni e di spese universitarie. Membro di commissioni di concorso per la selezione dei docenti e dei dirigenti. Interessata alla problematica femminile e sociale, è stata membro della Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Treviso ed è membro del Comitato Scientifico dell'ADVAR per l'organizzazione degli incontri culturali. Ha fatto parte della giuria del Premio Letterario Trevigiano di Scrittura Talenti per il Futuro ed è parte attiva da alcuni anni della Commissione Scientifica per la scelta dei testi latini e correzione degli elaborati dei Luti Canoviani. In quanto Presidente dell'Associazione Professionale Proteo Fare e Sapere della provincia di Treviso, continua ad essere relatrice e direttrice di corsi di formazione per docenti e dirigenti. Particolarmente interessata e attenta alle giovani generazioni, promuove e coordina progetti culturali per la sensibilizzazione al patrimonio artistico e culturale del nostro territorio. La conversazione di oggi, dal titolo Dante tra identità nazionale e sogno d'Europa, vuole porre l'attenzione sul valore e sulla convinzione che Dante sia fondatore della nostra identità nazionale e non solo. Il sentimento di appartenenza nazionale è qualcosa che va inventato, è un obiettivo, uno scopo per cui è necessario lottare. Le declinazioni che il mito di Dante ha avuto dal Settecento ad oggi ci aiutano a capire quale sia stata l'evoluzione dell'impegno patriottico italiano. Dante è un mito, ma al tempo stesso è stato oggetto di accesi dibattiti. Certo, non ha mai lasciato indifferenti le anime degli italiani. E do la parola alla nostra relatrice, che tratterà un argomento alquanto interessante e attuale. Come sempre la nostra vicepresidente è brillante, è attenta nelle presentazioni e io la ringrazio e
do ancora una volta il saluto a tutti voi ed è sempre più piacevole incontrarsi, ritrovarsi e chiacchierare prima e dopo la relazione. Spero di non deludere dopo tutta questa presentazione e il titolo di questa conversazione si è andato un po' definendo a seguito di alcune situazioni. Da una parte le celebrazioni dei 700 anni di Dante, dalla morte di Dante, in una situazione di pandemia, e dall'altra il periodo di chiusura che tutti noi abbiamo vissuto. Si è tornati spesso in questo periodo a parlare di ritrovato bisogno di comunità, di unità nazionale, di vocazione civile, di condivisione di valori. Ricordiamo tutti, infatti, il tricolore sventolare dai balconi, l'inno nazionale risuonare dalle finestre dei palazzi nel periodo dell'anno scorso di chiusura. Inoltre, negli ultimi tempi, Dante è al centro di interessi non solo tra gli studiosi, non solo all'interno delle biblioteche, non solo negli spazi scolastici, ma anche nella sfera pubblica. Più volte citato come grande profeta dell'Italia, patriota e visionario, e a lui si sono ispirati naturalmente scrittori e poeti. Basti pensare alla mole di pubblicazioni che di libri e di pubblicazioni che ci sono state quest'anno in occasione del centenario. Ma allora la domanda è: perché migliaia di persone in tempi e luoghi diversi affollano piazze e teatri o siedono davanti al televisore per sentire leggere Dante? Molte sono le domande, non sono sicura di riuscire a rispondere a tutte, ma alcuni interrogativi, quali qual è l'idea che Dante ha dell'Italia, qual è l'idea che Dante ha dell'Europa e in che modo possiamo considerarci figli di una identità culturale che affonda le sue radici nel Medioevo e di cui l'Alighieri è la massima espressione. Inoltre, qual è il mito di Dante prima e dopo il 1865, data della prima festa nazionale di Dante, appunto in occasione della nascita di Dante e della nascita anche dell'Italia. Per cui il mio percorso avrà queste tre direttrici: da una parte l'Italia nei versi della Commedia, naturalmente non sarà una ricerca esaustiva, ma cercherò di individuare quelli che sono in qualche modo i passi che hanno avuto una fortuna durevole. La nascita del concetto di nazione e il mito di Dante in Italia e in Europa dal 1865, grosso modo, in grandi linee, fino ai giorni nostri. E non c'è dubbio che Dante e la Divina Commedia sia stato per tantissimo tempo il libro nazionale italiano, e Dante suo malgrado padre, definito padre della patria. Dante ha dato anche una connotazione, una definizione ha analizzato anche aspetti geografici dell'Italia. Non parlerò di tutti i luoghi che sono stati di cui Dante ha parlato, perché faccio riferimento e quindi rimando all'ultimo libro di Giulio Ferroni, In viaggio con Dante, un libro molto gradevole, dove Ferroni ha ripercorso tutti i luoghi che Dante ha direttamente conosciuto o toccato nella sua vita a causa dell'esilio, e altri di cui invece ha parlato o ha letto, ma di cui ha riferito. Mi soffermerò appunto solo su alcuni passi e tratti un po' da tutte le cantiche. Dicevo che Dante ha definito anche in qualche modo gli aspetti geografici dell'Italia. Comincio con il canto nono dell'Inferno, in cui al verso 114
si descrive sì come ad Arli, ove rodano stagna, sì come a Pola, presso del Carnaro, che Italia chiude e i suoi termini bagna, quindi proprio come ad Arles, dove rodano si impaluda, e come a Pola, presso il Golfo del Carnaro, che è ai confini d'Italia e Libagna, lì ci sono i sepolcri. E siamo nella città di Dite, e Dante e Virgilio entrano nella città e trovano appunto le tombe che sono simili a quelle dei cimiteri di Arles e di Pola. E ci sono le anime degli eresiarchi e dei loro seguaci, e condannati a bruciare in misura maggiore o minore a seconda della gravità dell'eresia. Quindi cominciamo con una definizione in qualche modo dei confini dell'Italia. Anche nel De Vulgari Eloquentia, quando passa in rassegna i volgari italiani, li divido in due gruppi, 17 lingue ciascuno, distribuiti nella parte destra e sinistra d'Italia, ovvero a ovest e a est dell'Appennino. E il territorio italiano si estende da Genova fino a quel promontorio dell'Italia da cui inizia l'insenatura che si getta nel mare Adriatico e fino alla Sicilia, i nostri confini in qualche modo. Passo poi, sempre nell'inferno, al canto ventesimo, in cui c'è una definizione molto puntuale e precisa del lago di Garda. Stiamo parlando, naturalmente, Virgilio sta parlando della sua origine, stiamo parlando del mito di Mantova e quindi fa riferimento a Manto che ha trovato la collocazione, si è fermata nella palude collocata in qualche modo vicino al lago di Garda. E infatti dice: Suso in Italia bella, e quindi anche una definizione dell'Italia, giace un lago a piede dell'Alpe che serra la Magna sopra Tiralli, che è nome Benaco. Per mille fonti credo e più si bagna tra Garda, Valcamonica e Pennino dell'acqua che nel detto lago stagna. Quindi fa riferimento appunto alla parte nord dell'Italia, alle Alpi che serra, che chiudono la Magna verso la Germania, al Tirolo, e il lago viene definito in un primo tempo con il termine Benaco, il nome antico del lago, e successivamente con la definizione di lago di Garda e in Valcamonica. Siamo appunto, come dicevo, Virgilio parla dell'origine di Mantova. Del mito appunto di Mantova. Nel Purgatorio poi, nel canto trentesimo, abbiamo un paragone o anche un utilizzo dell'informazione geografica per una metafora. Sì come neve tra le vive travi per lo dosso d'Italia si congela, soffiata e stretta dagli venti schiavi, poi liquefatta in se stessa trapela, purché la terra che perde ombra spiri, sì che par fuoco fonder la candela, così fui senza lacrime e sospiri, anzi il cantar di quei che notano sempre dietro alle note che gli eterni giri. Quindi è un paragone tra la neve che si scioglie, la neve tra le vive travi nei boschi per l'odosso d'Italia, l'Appennino, che si congela a seguito del soffio dei venti che provengono dalla Dalmazia, i venti schiavi, quindi, e poi si liquefa una volta che arrivano i venti provenienti da quella terra che perde ombra, cioè dall'Africa. Sì che si scioglie come una candela al fuoco. Così io, senza lacrime e sospiri, Dante è scoppiato in lacrime come appunto lo sciogliersi della neve.
e siamo appunto nella Beatrice che gli appare e Dante perde di vista Virgilio, ha un attimo di smarrimento e piange, ma viene riproverato da Beatrice e gli angeli intercedono per lui, quindi trattiene le lacrime come la neve sull'Appennino che si ghiaccia al soffiare dei venti freddi e poi inizia a liquefarsi. Continuiamo con questa carrellata, il paradiso ottavo del cielo di Venere, con l'incontro con Carlo Martello e sappiamo tutti, immagino, chi fosse Carlo Martello, Dante lo aveva incontrato e si era illuso che potesse prendere il regno, ma purtroppo muore molto presto e quindi non riesce a raggiungere, appunto a ottenere il regno. Però quel regno, che è il regno di Napoli, che viene descritto in maniera molto puntuale, e quel corno d'Ausonia che si imborga di Bari e di Gaeta e di Catona, da dove Tronto è verde il mare scorga, è proprio il regno di Napoli che è collocato tra Bari a est, Gaeta a ovest e Catona, da dove il Tronto e il Liri sfociano in mare. Fa poi riferimento anche alla Sicilia, è un luogo particolare, cioè che si riempie di nebbia tra Pachino e Veloro e sopra il golfo che riceve da Euro maggior briga. Quindi una definizione molto precisa e anche dal punto di vista geografico dei luoghi. Una curiosità, Catona è un piccolissimo borgo della Calabria che viene individuato proprio perché delimita il regno di Napoli. Ancora con nel paradiso al canto 21, quando ha incontrato il Pier Damiani e dopo aver parlato con Pier Damiani gli chiede chi veramente sia e dove sia nato, e ancora una definizione geografica: tra due liti d'Italia sul Consassi e non molto distanti alla tua patria, quindi tra le due coste d'Italia, la Tirrenica e l'Adriatica, ci sono delle montagne, l'Appennino, Tosco-Emiliano, e non molto distanti da Firenze c'è appunto l'eremo di Camaldoli. Mi soffermo un attimo su una Endiadi, il bel paese del canto 33esimo dell'Inferno, che è il bel paese che ha avuto tantissimo successo e infatti la famosa così, un famoso verso in cui dice: ai Pisa, vituperio delle genti del bel paese, là dove si suona, poiché i vicini a te punir son lenti. E il canto tremendo di Ugolino, in cui si parla di Ugolino, e appunto che ha mangiato insomma i suoi figli, e questo lo porta Dante a così a una, ahimè, un'affermazione, un momento di sofferenza, rivolgendosi a Pisa e parlando appunto del paese. L'accezione con cui poi è stato utilizzato il bel paese è stata molto diversa. Petrarca lo ha subito ripreso nel canzoniere con il bel paese che appena in parte il mar circonda e l'Alpe, lo stesso Alfieri nella vita ci parve di riconoscere il dì che ci ritrovammo nel bel paese qui dove si suona. Francesco Sabatini, in occasione del centenario e della pubblicazione da parte della Crusca di alcuni termini tratti dalla commedia, si è proprio soffermato su questo termine bel paese. Infatti nel 1876 un certo Antonio Stoppani, un abate, aveva pubblicato un volume intitolato appunto Il bel paese, un volume su cui intere generazioni hanno studiato
l'aspetto geofisico e geologico dell'Italia. E infatti qui abbiamo appunto il frontespizio del libro, e Soppani è stato un paleontologo, quindi è stato il primo geologo che della geologia nazionale, e ha curato anche la pubblicazione appunto delle carte geologiche dell'Italia, quindi un grande pensatore, un grande personaggio. 30 anni dopo, questa un po' abbiamo tutti l'età per ricordare il famoso formaggio del paese, che in qualche modo aveva su una scatola la rappresentazione della Ferrovia d'Italia e anche l'immagine di Stoppani. Per un po' di tempo si è creduto che l'immagine fosse del Egidio Galbani, fondatore dell'azienda, ma è molto interessante perché il primo formaggio che viene impacchettato è il primo, in qualche modo, brand, come se vogliamo utilizzare il termine attuale, un brand che utilizza come pubblicità un elemento di grande valore culturale, quindi tratto da Dante. Ma non finisce qui. Intanto pensiamo all'Italia miniatura di Rimini, e poi successivamente il Cattelan ha creato questa installazione, che è visibile ancora oggi al Castello di Rivoli, e in modo che i visitatori con la raffigurazione appunto del formaggio, del brand del formaggio, e per accedere bisogna calpestarne l'icona. Sappiamo anche che c'è stato un film dal titolo Il bel paese con Luciano Salce e Paolo Villaggio nel 1977, e comunque ancora oggi, quando si vuole indicare l'Italia magari con qualche connotazione piuttosto ironica o negativa, si utilizza il termine Il bel paese. Quindi Dante individua nettamente l'Italia nella sua consistenza geografica, ma qui, nel canto premiale dell'Inferno, c'è invece la connotazione morale, etica, e successivamente anche nei passi che vi presenterò, politica. Di quella umile Italia fia salute, per cui morì la Vergine Camilla, Urielo e Turno e Niso di Ferute. Qui il termine umile, a cui Dante dà appunto una connotazione anche etica, ma riprende un po' il numilenque della Videmus Italiam dell'Eneide, e Virgilio sempre che parla, e nell'Eneide il significato era più che altro di bassa e con un valore orografico. In Dante appunto si sta parlando del veltro che arriva, del cane da caccia che ucciderà la lupa con molto dolore, e sarà però la salvezza di questa umile Italia. Nel Purgatorio, nel sesto canto, il famoso canto che tutti noi conosciamo, Serva Italia, ai Serva Italia di Dolore Ostello, e nave senza nocchiero, in gran tempesta, con donne di provincia, ma un bordello, insomma. Quindi sì, anche questa della canzone Serva Italia, quindi che è molto presente nella memoria scolastica naturalmente, abbiamo cerca, misera, quindi serva, misera, sono tutti quegli aggettivi in qualche modo negativi che poi sono stati ripresi nella canzone Italia mia, benché parlassi in danno del Petrarca, e fu anche motivo abbondantemente
diffuso nel Cinquecento, quando l'Italia venne indicata come meschina, serva, stolta, misera, infelice. E un'Italia che inevitabilmente piange, sospira, che si tramanda fino con questa connotazione. Dobbiamo solo aspettare Leopardi, solo con Leopardi, l'Italia sopra il monumento di Dante, la canzone civile ridà una dignità e fa anche dell'Alighieri un esponente, quindi dà connotazione civile alla poesia, al poema dell'Alighieri. Si continua con gente che dovresti essere devota e lasciar seder Cesare in la sella, sebbene intendi ciò che Dio ti nota. Guarda come sta fiera e fatta fella per non essere corretta dagli sproni, poiché ponesti mano alla predella. O Alberto tedesco che abbandoni costei, che è fatta indomita e selvaggia e dovresti inforcare i suoi arcioni. Eccetera. Quindi è un canto che conosciamo tutti molto bene e comunque qui Dante si domanda chi è il responsabile del disastro, gli uomini di chiesa che inseguono il potere temporale, l'imperatore che si disinteressa di Roma. E serva è divisa, ma è l'Italia, è la patria comune di fiorentini e di senesi, di genovesi e di veneziani, di milanesi e napoletani, di gente che si assomiglia e che pure si detesta, ma che arriverà a chiamare in soccorso lo straniero pur di sconfiggere altri italiani. Dante è molto severo con l'Italia, critica gli italiani e appunto dice che ci vorrebbe diversi, siamo corrotti, divisi come i Montecchi e i Capuleti e ce l'ha con Roma, con Pisa e naturalmente qui c'è anche l'inventiva nei confronti di Firenze dove non sono i migliori che fanno politica ma i mediocri e una legge fatta ad ottobre non arriva a novembre. Naturalmente, come sappiamo, c'è il riferimento personale, quindi il risentimento nei confronti di Firenze che l'ha mandato in esilio. Qui nel Sesto del Paradiso abbiamo Giustiniano e sarà lo stesso Giustiniano a ripercorrere le vicende storiche di Roma attraverso il volo simbolico dell'Aquila, simbolo politico e militare del dominio romano dalle mitiche origini troiane e quindi viene evocato infatti attraverso il riferimento a Enea, l'antico che Lavinia tolse e il sacrificio di Pallante al periodo monarchico fino alla creazione della Repubblica citando i più rappresentativi personaggi della storia romana. Cesare Fuglieso Giustiniano che per voler del primo amor chi sento dentro le leggi trassi troppo il vano e quindi naturalmente appunto fa riferimento a Giustiniano che fu imperatore romano, mi chiamo Giustiniano e sono colui che ispirato dallo Spirito Santo eliminai dalle leggi ciò che era superfluo e ciò che era inutile. Naturalmente Dante si serve di Giustiniano di questo per ripercorrere, per ritornare alle radici della romana, insomma, della grande epopea romana. E sarà proprio Giustiniano a porre rimedio al declino dell'impero fino a Carlo Magno, protettore della Chiesa contro i Longobardi, quindi legittimo erede dell'autorità imperiale. Dante afferma una volta di più che l'impero germanico è erede e continuatore di quello romano, quindi legittimato a imporre la sua autorità su tutto il mondo, così come aveva ribadito più volte nella monarchia. Quindi il suo orizzonte appunto è l'impero che pacifica,
non l'impero che comanda, un impero che tiene conto però delle libertà comunali che per lui sono sacre, come le cose che unificano gli italiani, la cultura, l'eredità classica e la fede cristiana. Quindi Beatrice indica a Dante un seggio su cui è posta una corona e gli spiega che su di esso siederà prima della morte del poeta stesso l'anima di Enrico VII di Lussemburgo, che sarà imperatore e verrà a raddrizzare l'Italia quando questa non sarà ancora pronta a riceverlo. Ecco, e in quel gran seggio è che tu gli occhi tieni per la corona che già v'è supposta, prima che tu a queste nozze ceni, sederà l'alma che fia giù agosta dell'alto Arrigo, che a drizzare Italia verrà in prima che ella sia disposta. Verrà a raddrizzare l'Italia prima che essa sia pronta ad accoglierla. Naturalmente non possiamo mai dimenticare che l'Europa e l'Italia di Dante in alcun modo possono essere lette con le categorie geopolitiche dell'oggi. Sarebbe un ingenuo anacronismo. Si tratta piuttosto di farsi l'interprete del senso simbolico, del valore sapienziale, esistenziale che promana dall'avventura dantesca e in particolare dalla commedia, ma anche dalla sua istanza profetica e critica, che si trasmette il senso più profondo e autentico di una nuova vocazione civile, capace di valorizzare il particolarismo locale e al contempo di aspirare a valori universali. Il simbolo dell'impero richiama in Dante un'entità sovranazionale, una diarchia, che onori tanto il potere politico quanto quello spirituale, così come può venirne, in modo che possa venirne la pace universale, come Dante le definisce nel Convivio. Peraltro, la diarchia dantesca non sopprime al suo interno lingue e soggettività diverse. L'Italia rimane, ad esempio, il giardino dell'impero. Questo sogno dantesco medievale è un'immagine di un'Europa unita sovranazionalmente, che però contiene ed onora le sue singolarità. È un'Europa universalistica, che anche perché è teoricamente più grande dell'Europa geografica, è non riducibile ad essa ed è insieme concreta e particolare. È fondata su un principio spirituale e uno politico, ben distinti ma anche collaboranti. Dante chiama questi simboli papato e impero o imperatore, e la croce e l'aquila, ma questo è legato allo spirito del suo tempo. L'Europa dantesca è appunto un'Europa dello spirito trascendentale, e non è senza Virgilio e la cultura classica, non è senza il mondo greco-latino, non è senza il frammento germanico, risente dell'influenza bizantina, se pensiamo che negli ultimi tempi ha vissuto a Ravenna, e ha in sé le teologie cristiane, che per Dante sono plurali, ma nello stesso tempo ha una escatologia islamica e un certo ebraismo mistico. Quindi l'Europa a cui pensa Dante è un'Europa pluralistica, inter e intraculturale, non priva certo di tensioni, di condizionamenti, di contraddizioni, ma nello stesso tempo reale. Ma soprattutto, a mio avviso, l'Europa di Dante è fatta di poesia, di arte, di bellezza, di politica, di teologia, di filosofia, di interiorità e concretezza, come pure gli spiriti magni che abitano il nobile castello del Limbo e la ghirlanda dei Beati che ben ci ricordano e appunto che sono presenti nella commedia. Ecco qui in qualche modo finisce la prima parte della mia trattazione e
faccio riferimento ora a una recente pubblicazione di Fulvio Conti, che è docente di storia contemporanea presso le scienze politiche a Firenze, che ci introduce nella sua ultima pubblicazione, Sommo Italiano, Dante, l'identità della nazione, al tema del mito di Dante, alla ricerca di quei simboli, di quei documenti che hanno portato alla costruzione fin dall'inizio dell'Ottocento del mito di Dante Alighieri come poeta civile precursore dell'Unità Italia. Non è possibile quindi non far riferimento alle forme con cui il culto di Dante si è manifestato e all'importanza del sommo poeta per il processo di autorappresentazione dello Stato nazionale. La diversa declinazione che il mito di sommo poeta ha avuto nelle varie fasi della storia italiana, dal Settecento ad oggi, ci aiuta a capire quale sia stata l'evoluzione del pensiero patriottico in Italia, come si sia formato nei secoli XVIII e XIX e come si sia modificata successivamente, ma soprattutto come sia stato possibile che Dante, usato strumentalmente in ciascuna di queste fasi come emblema della nazione, sia sopravvissuto ad ogni cambio di regime. È noto che nella costruzione dello Stato nazionale il ruolo dei simboli, delle liturgie, delle figure pedagogiche è essenziale, e queste animano, educano e parlano i cuori e plasmano le menti, e uno di questi simboli appunto è Dante. Non entro nel dibattito relativo alla definizione del concetto di identità e nazione su cui si discute ancora oggi, aderisco alla posizione appunto di Fulvio Conti e a quel filone storiografico del cosiddetto cultural studies che, senza trascurare l'importanza della storia e della tradizione, vedono le radici del sentimento nazionale soprattutto nella volontà dei cittadini di aderire ad un progetto comune. E la cosiddetta nazione demos, popolo come entità politica, di cui in particolare si fa riferimento a Ernest Renan, e una nazione e un'anima, un principio spirituale. Due cose che in realtà sono una cosa sola, costituiscono quest'anima e questo principio spirituale. Una nel passato, l'altra nel presente. Una è il comune possesso di una ricca eredità di ricordi, l'altra è il consenso attuale, il desiderio di vivere insieme. Presuppone un passato, ma si riassume nel presente attraverso un fatto tangibile, il consenso, il desiderio chiaramente espresso di continuare a vivere insieme. E interessante l'ultima affermazione, plebiscito di tutti i giorni, al di là della religione, della lingua e della razza. Quindi una definizione che risale appunto al 1882. Quindi dicevamo che Dante Alighieri è un simbolo nella formazione del concetto di identità italiana e del senso patriottico, e ne ha parlato per primo Vico, Giambattista Vico, e con lui è cominciato il ruolo postumo appunto del Dante Alighieri. Nella discoverta del vero Omero, seguita dal giudizio sopra Dante, tratto dalla Scienza Nuova, subito dopo il periodo del Seicento, che era stato molto ostile a Dante, Vico espresse per la prima volta quella forma di ammirazione per Dante che sfociò più tardi nell'estetica romantica. Infatti affermò: la commedia di Dante Alighieri, ella è da leggersi per tre riguardi, è di storia, dei tempi barbari dell'Italia, è di fonte di bellissimi parlari toscani ed esempio di sublime poesia. E lui a ritenere Dante, sulla scia di Omero, lo scopritore del linguaggio poetico, capace di raccogliere in un solo illustre volgare le sparse lingue della penisola, così come Omero aveva fatto per i popoli della Grecia arcaica. Ma a differenza di Omero, Dante è un poeta, ha una sua spiccata personalità,
le sue opere hanno un suo ruolo nella storia del suo tempo. Homero invece era una figura mitica e personale, e tramandata, la sua opera tramandata attraverso la tradizione orale. Quindi fu Vico a cogliere il nesso tra lingua e nazionalità, ritenendo Dante il precursore dell'Italia. Infatti, il fondatore d'Italia si richiama attraverso Virgilio e l'Eneide appunto ad Enea, e il mito di fondazione nasce dal suo racconto epico. Da Virgilio a Dante, da Dante a Petrarca e Boccaccio, dalla scuola poetica siciliana all'uso della lingua volgare, il cammino dell'identità italiana comincia poi tardo. Vico stabilisce una sequenza rigorosa: dalla filosofia italica nasce la lingua latina, dalla lingua latina prende forma la nazione italica, la sapienza genera la lingua e la lingua genera la nazione. E il percorso quindi di una nazione culturale. Comunque è solo con Ugo Foscolo che Dante viene definito come altissimo signor del sommo canto, e lo stesso Foscolo fa riferimento alle sofferenze, al dolore dell'esilio e auspica pene severe e denigratori del ghibellin fuggiasco, perché appunto auspicava la fine dell'ingerenza religiosa nella sfera pubblica. Comunque con Giuseppe Mazzini si spinse oltre. Per il grande rivoluzionario del Risorgimento italiano, gli scritti di Dante erano ricolmi di luminosi pensieri di unione e di pace, e già si intravedeva nella sua opera la patria, che non era una delle singole realtà municipali della penisola, ma l'Italia nel suo complesso. Anche George Byron, di cui si diceva che passando davanti alla tomba di Dante a Ravenna si togliesse il cappello, influenzato dall'amore per la contessa Teresa Gamba Guiccioli, dalle idee di suo padre, non esitò a impugnare la penna e attribuire a Dante il ruolo di profeta delle sciagure che avrebbero colpito l'Italia nei secoli a causa delle strutture sistemiche che il fiorentino già ravvisava nel 300. Quindi è una scoperta civile di Dante che avviene solo tra la fine del XVIII secolo e il XIX, e che incrocia appunto il romanticismo e culmina poi nell'idealismo risorgimentale. E sarà durante l'età romantica e risorgimentale appunto che Dante comincia ad essere oggetto di vero culto, e con le manifestazioni di estetiche, con la costruzione di statue, le rappresentazioni artistiche, le commemorazioni, i pellegrinaggi politici alla tomba di Ravenna. E da Ravenna diventa il luogo di pellegrinaggio del Grand Tour dei rampolli dei ceti colti dell'Europa, e addirittura il figlio di Marie Ampère, lo scrittore Jean-Jacques, pubblicò nel 1839 una particolare voyage dantesque che doveva in qualche modo contrapporsi al Grand Tour. Rinasce in Italia il fervore di interessi intorno al mondo storico della commedia, e appunto con la canzone di Leopardi sopra il monumento di Dante, che si preparava che fu costruito successivamente a Firenze nel 1818, si riprendono le celebrazioni appunto di Dante, quasi un presagio di quella che sarà poi la grande festa del 1865 all'indomani della proclamazione dell'Unità d'Italia. Quindi un mito, un uso pubblico della figura di Dante, e proprio in quei giorni in cui Firenze veniva nel 1865, appunto in occasione del sesto centenario della sua nascita, si celebra questa grandiosa festa di Dante che dura
ben 3 giorni di celebrazioni, e festa che trovò poi anche degli echi in altre città d'Italia, anche qui a Treviso, ne abbiamo parlato in una conferenza precedente, si innalzò appunto il monumento in occasione della festa del 6° centenario di Dante. Ma è interessante la preparazione a questa festa, una festa che è nata dal basso e che è vissuta proprio a livello popolare. Nel 1859 viene pubblicata per la prima volta la cosiddetta Rivista Contemporanea a Torino, e Gustavo Straforello, che era un giornalista che ha collaborato sempre con questa Rivista Contemporanea, affermava: quali onori gli abbiamo noi resi? Faceva riferimento alla festa che c'era stata per Schiller, in la festa tedesca, e quindi da questa festa prese spunto per cominciare ad organizzare una festa, una grande festa in Italia. E infatti afferma: quali onori li abbiamo noi resi finora? Dove sono le testimonianze della nostra riconoscenza? Dove le statue che dovrebbero ornare le piazze di tutte le città italiane? Dove i monumenti? Dove le feste secolari? Oh rossore, l'Italia è sempre quella matrigna che fu Firenze al maggior dei suoi figli italiani. Fra 5 anni sarà il 6° centenario della nascita di Dante, fra 5 anni sarà compiuta l'unità della patria. Italiani, io propongo che la prima festa nazionale della nostra rigenerazione sia un'annenda onorevole e sia la festa secolare di Dante Alighieri. Fu pubblicato anche un giornale del centenario, che veniva pubblicato quotidianamente e per più tempo, e appunto che arrivava a tutte le città, era in 4 fogli. Naturalmente ci fu anche un grande afflusso in quell'occasione al sepolcro di Dante a Ravenna, e ci fu anche appunto il giornale del centenario che riportò la festa di Dante e il 1° maggio, e poi anche qui, come vedete sulla destra, la rappresentazione della statua, che poi è la stessa che noi vediamo davanti a Santa Croce e che fu innalzata proprio quel giorno, e fu così costruita e pensata e ideata da una Pazzi. Uno dei sostenitori che si prodigarono sempre di più per questa festa, Francesco Selmi, uno studioso, quindi un intellettuale dell'epoca, che raccolse tutte le opere di Dante nelle varie biblioteche e che avrebbe voluto pubblicare la vita intera, e quindi con tutte le sue opere. Ci fu appunto, come vedete qui sulla sinistra, una guida ufficiale per le feste del centenario e alcuni titoli interessanti tratti dal giornale di quei tempi, per esempio Canti della Divina Commedia ridotti in prosa, Dante secondo Gioberti, Il potere temporale giudicato da Dante, I commentatori di Dante, I costumi del tempo di Dante e molti altri articoli. Qui appunto in uno di questi giornali c'è appunto questa foto di Santa Croce e della folla numerosa che affluiva appunto in piazza davanti alla Basilica di Santa Croce, la chiesa di Santa Croce, appunto quando fu innalzato il monumento dedicato a Dante, e per l'occasione partecipò naturalmente anche il Re d'Italia, che appunto partecipò anche Emanuele II, che nella retorica di quei giorni presentò come il gran veltro profetizzato nella Divina Commedia,
intervenne una sola cerimonia che si svolse solo il 14 maggio, gli altri giorni non fu presente. La statua fu collocata di fronte alla Basilica di Santa Croce e fu come il tentativo da parte di Firenze di chiedere perdono per il comportamento tenuto nei confronti di Dante. Fu anche questa l'occasione per chiedere a Ravenna la restituzione delle ceneri del poeta. E naturalmente l'istanza fu inviata in maniera ufficiale, ma la risposta fu negativa, anzi in quell'occasione Ravenna lanciò l'idea di costruire appunto un monumento ancora più grande per Dante, monumento che fu poi inaugurato nel 1921 quando ci fu la seconda festa, il secondo centenario. Del centenario successivo di Dante. E, tra l'altro poi si chiese al ministro della pubblica istruzione di inserire un intervento urgente da parte del governo che si facesse carico di uno sforzo riparatorio in modo da far tornare appunto Dante a Firenze. Secondo il Semmi era fondamentale incentivare lo studio della lingua e della letteratura italiana e quindi l'opera di Dante in questa ottica risulta imprescindibile per lo sviluppo culturale della penisola. Semmi scrisse infatti al ministro: Eccellenza, il culto di Dante è il culto del bello, del buono, del vero, di gloria, di religione, di lingua nazionale, è atto doveroso di riverenza e di gratitudine al primo cittadino, al primo poeta della penisola, è segno di vita italiana risorta e che vuol mantenersi vigorosa e grande, è mezzo di ritemprarsi dal foresterismo da che è infetta e ricevere ribere alla pura e salutifera sorgente della nostra letteratura. In questo periodo naturalmente Dante era conosciuto all'estero e se ci riesco vorrei farvi sentire una lettura di una lettera che Victor Hugo inviò al Carabiniere di Firenze proprio in occasione scusandosi di non poter partecipare alle celebrazioni. Questa lettera è stata presentata alla Scala in occasione del settecentenario della morte quest'anno. E adesso provo, sperando che non si blocchi tutto. È molto bella, molto interessante perché ci dà un'idea di come veniva vissuto anche Dante fuori dall'Italia. Scusate. Sì, ormai nel 2000 di agosto del paio del 70. Da leggere tutto e dunque possiamo considerare che questa sia la prima delle tre lettere stese dai copisti. Allora con questa lettura noi omaggiamo i 700 anni dalla scomparsa di Dante, la signora Laura Marinoni adesso leggerà una prima parte di questa lettera e poi dal maestro Sciortino sentiremo un primo lead che è tanto gentile e tanto onesta pare, naturalmente tratto dalla poesia della raccolta della Vita Nova di Dante Alighieri. Hauteville House, 1 maggio 1865. Signor Confaloniere di Firenze, la vostra onorifica lettera mi commuove vivamente. Voi mi invitate ad una nobile festa.
Il vostro comitato nazionale desidera che la mia voce si faccia sentire in questa solennità. Obbedisco. Solennità augusta fra tutte. Oggi l'Italia si afferma due volte in faccia al mondo. Sanziona la sua unità e glorifica il suo poeta. L'unità è la vita di un popolo. L'Italia una è l'Italia. Unificarsi è nascere. Nello scegliere questo anniversario per sanzionare la sua unificazione, sembra che l'Italia voglia nascere lo stesso giorno in cui nacque Dante. Questa nazione vuole avere lo stesso genetriaco che ha quest'uomo. Niente di più bello. Infatti l'Italia si impersona in Dante Alighieri. Come lui, essa è valorosa, pensosa, altera, magnanima, atta alla battaglia, atta all'idea. Come lui, essa amalgama in una sintesi profonda la poesia e la filosofia. Come lui, vuole la libertà. Come lei, egli ha la grandezza che mette nella sua vita, la bellezza che pone nell'opera sua. L'Italia e Dante si confondono in una specie di compenetrazione reciproca, si immedesimano uno nell'altra, risplendono uno nell'altra. Essa è augusta come egli è illustre. Hanno lo stesso cuore, la stessa volontà, lo stesso destino. Lei gli rassomiglia in quella temibile forza latente che Dante e l'Italia hanno avuto nella disgrazia. Lei è regina, egli è genio. Come lui, essa è stata proscritta. Come lei, egli è coronato. Come lui, essa esce dall'inferno. Gloria a questa sortita radiosa. Ahimè. Essa ha conosciuto i sette gironi, ha sentito e provato il funesto sminuzzamento, essa è stata un'ombra, una definizione geografica. Oggi l'Italia è l'Italia, come la Francia è la Francia, come l'Inghilterra è l'Inghilterra. È resuscitata, sfolgorante ed armata, è uscita dal passato oscuro e tragico. Comincia la sua ascesa verso l'avvenire ed è bello ed è bene che in quest'ora luminosa, in pieno trionfo, in pieno progresso, in piena luce di civiltà e di gloria, essa si ricordi di quella notte buia durante la quale Dante è stato la sua fiaccola. La riconoscenza dei grandi popoli verso gli uomini grandi è un buon esempio, no? Non dobbiamo permettere mai che si dica che i popoli sono ingrati. Benvenuti ragazzi, oggi parliamo un uomo è stato la coscienza di una nazione. Glorificando quest'uomo, la nazione attesta la sua coscienza. Prende, per così dire, a testimone il suo stesso spirito. Italiani, amate, conservate e rispettate le vostre città illustri e magnifiche e venerate Dante. Le vostre città sono la patria. Dante. Là. Ecco, ascoltiamo un po' di Liz, solo un po' perché non abbiamo tempo, poi vado avanti veloce. E Liz proprio ha composto a Roma, sempre in questi anni, questi pezzi che sono ispirati appunto a Dante. Thank you.
potevo interrompere sperando di riuscire a uscire, scrivere, entrare. Ecco, vado avanti ora molto velocemente perché appunto sì, qui vi presento alcuni documenti che riguardano la festa. E questa fu anche una cartolina che fu predisposta proprio per l'occasione. Furono coniate delle monete, il Leardo Leardi scrisse appunto di Dante delle feste, e non posso non citare Carducci, che nel corso delle celebrazioni del sesto centenario tiene il discorso dei principi informatori dell'antica letteratura italiana, ampiamente rivisitato nei saggi dallo svolgimento della letteratura nazionale intorno al 1868-1871, in cui accerta i prodromi nella letteratura dei primi secoli, i prodromi del risorgimento nazionale, e ricercando quale sia l'elemento schiettamente nazionale che ha prodotto nel nostro paese una cultura autoctona, la individua nel popolo che, erede della latinità romana, rappresenta il glutine della nuova Italia, origine delle espressioni artistiche più originali. Sono dell'aprile del 1861 i commenti anche da alcuni canti scelti della commedia, e durante una supplenza lampo di letteratura al Liceo Galvani, nella prima metà del gennaio 1865, spiega agli studenti della terza classe il paradiso. Ma Carducci poi a Bologna, nel discorso per il tricolore nel 1897 pronunciato a Reggio Emilia, nel primo anniversario appunto della scelta della bandiera, si rivolge ai giovani e dice: tornate o giovani alla scienza e alla conoscenza dei padri, e riponetevi in cuore quello che fu il sentimento, il voto, il proposito di quei vecchi grandi che hanno fatto la patria. L'Italia avanti tutto, l'Italia soprattutto. E quindi l'obiettivo principale diviene quello di educare il popolo italiano a riconoscersi tale, andando fiero della propria identità nazionale. Noi siamo società italiana della Dante Alighieri, e in questo periodo sorgono numerosissime società per Dante, società Dante Alighieri, venivano chiamate sia in Germania sia in Francia e ugualmente ad Oxford, e nasce anche la nostra società di cui noi siamo un po' un comitato insomma attivo. La Dante Alighieri non è né letteraria né politica, ma qualcosa di più nobile e di più alto. È una società nazionale che raccoglie tutti i partiti, che si propone di difendere ciò che è il nostro patrimonio più caro e la nostra speranza, la lingua e il sentimento della nazionalità italiana. Naturalmente dopo il 1865, sulla scia delle celebrazioni, il culto di Dante prese nuovo vigore, ci fu quasi proprio una mania di Dante, e appunto il 14 settembre nasce la società tedesca a Dresda con il patrocinio di Giovanni di Sassonia e l'impegno del giurista. Si trattava quindi di un'ufficializzazione formale, perché già il compositore perugino Francesco Morlacchi l'aveva avviata, e quindi successivamente ad Oxford e a New York e a Cambridge. Fu istituita poi la prima cattedra dantesca, prima a Firenze e la seconda a Roma, e per la cattedra di Roma fu invitato naturalmente Carducci, che però a quel tempo rifiutò, in quanto non se la sentiva di portare avanti un discorso un po' filoguelfo in qualche modo. Nacque anche il desiderio di costruire altre statue dedicate a Dante, tra queste quelle di Verona e di Padova, e continuarono ancora le celebrazioni dantesche. Ci fu una specie di dantomania, e Dante venne individuato quasi come quella di Dante fu vista quasi come una religione.
E addirittura nel 1910 Dante dette il suo nome a una nave da guerra associato appunto al, e poi fu associato successivamente al culto dei caduti. Fu tanta questa appunto eccessiva, questa dantomania, che lo stesso Croce nella poesia di Dante scrive, cerca di recuperare la semplicità della lettura di Dante e critica un po' tutti gli studiosi che avevano così esagerato nella lettura, nello studio quasi accademico di Dante. Egli afferma: il più alto e vero modo di onorare Dante è anche il più semplice, leggerlo e rileggerlo, cantarlo e ricantarlo, tra noi e noi, per la nostra letizia, per il nostro spirituale elevamento, per quell'interiore educazione che ci tocca fare e rifare e restaurare ogni giorno, se vogliamo seguire virtù e conoscenza, se vogliamo vivere non da bruti ma da uomini. In quella data, nel 1921, anche in occasione del seicentenario, questa volta della morte di Dante, ne fu emanato un francobollo. Quindi ritornarono tutte le manifestazioni di giubilo. Successivamente nel 1921 però la festa si svolse a Ravenna, perché nel frattempo erano state ritrovate le ceneri della vera e propria di Dante, che si erano perse, erano state nascoste durante il periodo appunto della guerra, che erano state poi ritrovate, e quindi in quell'occasione nel 1921 si inaugurò anche il nuovo monumento per Dante. Accenno naturalmente al discorso del irredentismo, di tutte le vicende storiche a cui partecipò anche D'Annunzio, e quindi a una diversa interpretazione di Dante anche in questa situazione. Nel 1931-47, in epoca del fascismo, naturalmente anche il fascismo considerò Dante come proprio simbolo, e come dicevo prima è stato sempre utilizzato in tutti i periodi, è diventato un simbolo in qualunque situazione politica, rimanendo però sempre Dante. E Giuseppe Antonio Borghese, che era un romanziere, critico letterario, giornalista del Corriere della Sera, in esilio negli Stati Uniti proprio perché contrario al fascismo, ebbe a scrivere: l'Italia non fu fatta da re o capitani, essa fu la creatura di un poeta, Dante. Non è un'esagerazione dire che egli fu per il popolo italiano quello che Mosè fu per Israele. A distanza di anni, un altro scrittore, Aldo Cazzullo, tutti conoscete nel diffusissimo libro Rivedere le stelle, Dante, il poeta che inventò l'Italia, egli afferma: inventò l'identità italiana. L'Italia ha questo di straordinario, non è nata da un matrimonio dinastico come la Spagna, né da una guerra come la Francia. L'Italia è una nazione più recente, ma c'era già, perché è nata dalla bellezza, dalla cultura e dalla lingua. Ancora, per dimostrare proprio come quanto Dante sia stato sia importante anche all'estero, Ismael Cadaré lo considera, che è il poeta scrittore albanese contemporaneo, considerato padre della patria dell'Albania, paragona l'idea di libertà di Dante con quello dell'Albania. Il nostro pianeta è troppo piccolo per permettersi di ignorare Dante. In Europa, in questo vasto quartiere che racchiude l'Italia e il suo Dante, non troverete nessuno che non abbia sentito mai pronunciare il suo nome. Sfuggire a Dante è inevitabile, sarebbe come sfuggire alla propria coscienza. Dante è ovunque. E ancora Borges, essendosi accorto che a 30 anni non aveva ancora letto la Divina Commedia in lingua inglese e in lingua originale, decise di colmare quella vergognosa lacuna approfittando dei viaggi nei lenti e solitari tramvai pendolari che lo portavano ogni giorno da casa alla biblioteca.
ed egli afferma: nessuno ha il diritto di privarsi della gioia della commedia e della gioia di leggerla in modo ingenuo. Dopo verranno i commenti, ma all'inizio dobbiamo leggere il poema di Dante con la fede di un bambino, abbandonarci adesso ed esso ci accompagnerà per tutta la vita. Anche Mattarella ha citato Dante nel momento dell'apertura delle celebrazioni a Ravenna, e voglio concludere sempre, se riesco. Ecco, io credo che la primavera arriverà, perché noi abbiamo la speranza e ci auguriamo di poter tornare a rivedere le stelle con Dante. Grazie, scusatemi. Per questa relazione ricca e interessante che ci ha fatto viaggiare attraverso il nostro bel paese, ma anche attraverso letteratura, storia e musica. E noi dobbiamo lottare per far nascere, sviluppare, mantenere questo sentimento dell'appartenenza al nostro paese, a una nazione, il sentimento di identità nazionale. Sì, naturalmente è una mia visione che può essere criticabile, però questa è una mia visione che volevo mostrare. Se c'è qualche intervento, qualche domanda, osservazione. Dobbiamo chiudere anche forse, perché stasera le 6:30, vero? Dice. Allora posso dare? Allora ricordo gli appuntamenti, prossimi appuntamenti, prossimi incontri, prossimi eventi. Allora venerdì 28 maggio 2021 alle ore 17 presso il Palazzo dei 300 avrà luogo l'evento Treviso legge e canta Dante e accende la cultura. Evento che è giunto alla 6ª edizione, vedrà la partecipazione di studenti e docenti di alcuni istituti scolastici di Treviso. Il programma poi dettagliato sarà inviato a tutti voi. Ho detto tutto per quanto riguarda. Poi, come già aveva anticipato la Presidente nel precedente incontro, le conferenze della Dante quest'anno continueranno ancora nel mese di giugno. E avremo giovedì 3 giugno il professor Riccardo Friolo con Orizzonti miraggi della letteratura odeporica. Giovedì 10 giugno la professoressa Clelia De Vecchi con Il delitto della contessa Trigona, un femminicidio ante litteram. E giovedì 17 giugno il professor Pier Giorgio Pozzobon con Il riso leopardiano, l'insostenibile leggerezza delle operette morali. Ricordo ancora che tutti questi ultimi tre incontri di giugno avranno luogo, si svolgeranno presso la Sala Verde di Palazzo Rinaldi, sempre alle ore 17. Ho detto tutto? C'è qualcosa? Va bene, grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie ancora per il Presidente e a tutti voi. Yeah.